Radio Bocconi, play it loud! Allora, siamo qui, prima dell'evento Il mondo del doppiaggio, le sfide di oggi e domani, con Guido Di Naccio, Walter Bucciarelli e Sam Barcellini, a chiedere del doppiaggio. Prima di tutto, partiamo subito, quanto ci si affeziona al personaggio di Harvey? Abbastanza, poi dipende anche da... dalla durata della serie, da quanti episodi magari ti tocca doppiare, sì, alla fine un po' ci si affeziona. Quanto in generale ci si affeziona ai personaggi che poi si vanno a doppiare nei numerosi film o serie TV? Ma io credo che dipende molto anche dalle caratteristiche del personaggio. Ci sono dei personaggi che magari non vedi l'ora che muoiano sotto un tir e altri che speri che riescano a sopravvivere anche all'apocalisse, però insomma dipende molto dalle caratteristiche del... Ecco, continuando su questo discorso, quale personaggio attore vi piacerebbe, tutti e tre la domanda, comunque doppiare? Quale personaggio attore? Sì. Un sognatore, in generale, ecco così, magari sì. Un sognatore, un esploratore, un avventuriero, qualcuno che ha da raccontare, qualcuno che osa nella vita, ecco, poche tragedie, magari più un qualcosa che ti fa viaggiare sulla fantasia, insomma, sulle nuvole della fantasia. Io vorrei doppiare un extraterrestre che non parla la nostra lingua. Molto, ok. E, un personaggio invece più difficile che ti è mai capitato di doppiare? Beh, Harvey Specter è abbastanza complicato, perché poi lui parla molto velocemente, quindi sì, poi è sempre così, questo carattere così forte, così duro, sì, è abbastanza complicato. Però ogni volta per me è complicato, io lo dico, infatti alla fine di ogni anello dico, è un miracolo che l'abbia fatto. Cioè, e lo dico quasi, se non lo dico lo penso, cioè, quindi, però sì, in genere sono quelli che sono molto distanti da me, che mi mettono un po' più in difficoltà, perché comunque devo andare a trovare delle cose, una struttura per poter sorreggere un po' la personalità del personaggio. E com'è riascoltarsi, dare voce? Molto imbarazzante. Il personaggio. Spesso imbarazzante. Sì, spesso imbarazzante. Forse dipende anche dal personaggio? Forse dipende dal personaggio, dipende anche da quello che riascolti, che ne so... Ci sono delle volte che provo fastidio, imbarazzo nel riascoltarmi, altre volte invece che provo grande soddisfazione, che ne so, in un'occasione di qualche poesia, di qualche testo registrato. Ma se mi invece ora i consigli che potete dare magari a dei ragazzi come noi che si vogliono avvicinare al mondo del doppiaggio e a come possono comunque cominciare la loro carriera nel mondo del doppiaggio, dove si possono approcciare per le prime volte? Intanto hanno necessità di essere formati, perché oltre a saper recitare bisogna anche conoscere bene la tecnica per poter iniziare questo mestiere. È molto importante, intanto c'è un mito che bisogna sfatare, quello che per fare il doppiatore bisogna comunque avere una bella voce come ce la Guido in questo caso aiuta, ma avere una voce normale può funzionare anche meglio, perché ti fa lavorare di più probabilmente, perché puoi fare più personaggi, non sei riconoscibile e puoi lavorare meglio. Quindi sfatiamo il mito che bisogna avere la voce figa per poter fare il doppiatore. La voce va curata, il timbro va curato, la dizione soprattutto, e poi ci vuole una buona base recitativa, il resto è tecnica. Buona base recitativa, perché bisogna sapersi medesimare, entrare nel personaggio, nei meccanismi mentali del personaggio, per poter rappresentare al meglio quello che è stato, quello che ha fatto l'attore in quel momento nel film. Invece, come vedete il futuro del doppiaggio in Italia, anche dopo le numerose critiche che ci sono state comunque negli ultimi anni sul doppiaggio, su come ci sia, sembra, una decadenza del doppiaggio in Italia? Decadenza assolutamente no, c'è una moda che si spinge nell'ascolto del film in lingua originale, però io vorrei ricordare a queste persone che i film in lingua originale sono in
non solo, solo in inglese, ma in spagnolo, tedesco, francese, coreano, portoghese, sono tante le lingue. Quindi sfido io qualcuno a gustarsi un film in lingua originale. Se poi vai a metterci i sottotitoli, rovini tutto, perché il sottotitolo ti distrae e non ti gusti la scena. E com'è cambiato il doppiaggio in Italia ai giorni nostri nel 2018 rispetto a quello che magari c'era negli anni 80-70, e come magari è cambiato anche l'insegnamento del doppiaggio? A questo può rispondere Guido. Beh, io faccio doppiaggio da 13 anni, però ho avuto modo di parlare con molti colleghi che hanno vissuto quel periodo lì. Il doppiaggio è cambiato, ha avuto un'accelerazione incredibile. Negli anni 70-80, per doppiare un episodio di una serie ci si poteva impiegare anche una settimana. Oggi invece, se ti va bene, se riesci a farlo in 3 giorni. Quindi c'è stato proprio quindi il tempo si è ridotto tantissimo a disposizione. Il tempo che hai non è più quello di una volta, devi essere comunque bravo da poter portare a casa un risultato buono. Quindi io penso che dagli anni 70 ad oggi, anche se sono cambiati un po' i parametri, la capacità e l'abilità dei doppiatori è andata sempre a migliorare, sempre a crescere, perché comunque io vedo dei ragazzi che magari sono cresciuti col doppiaggio, perché hanno cominciato a doppiare a 5 anni, a 6 anni, che hanno un livello di preparazione incredibile, hanno una sensibilità meravigliosa nonostante il fatto che siano cresciuti con quel tipo di lavoro, per cui avrebbero potuto anche assuefarsi a una serie di cose, invece no, trovi una freschezza anche in queste persone nonostante la quotidianità, e quindi penso che il cambiamento non abbia danneggiato più di tanto la preparazione dei doppiatori. Ha danneggiato, li danneggia nel momento in cui non li mette nella condizione di poter esprimersi al meglio e di poter esprimere al meglio la loro abilità. Se oggi le società si trovano a vivere una difficoltà legata a una, se vuoi anche a una incapacità di raggiungere accordi commerciali proporzionati alla difficoltà nella lavorazione di una serie, di un film. Questa loro incapacità si ripercuote sui doppiatori e su tutta la filiera, perché agli stessi verranno a mancare quelle risorse che li metteranno nella condizione di lavorare al meglio, e di conseguenza ecco, quello è uno dei cambiamenti più forti e più importanti su cui si dovrebbe, secondo me, discutere, evitare la cinesizzazione anche di questo settore che secondo me dovrebbe essere in qualche modo tutelato, a prescindere dalle idee che ognuno di noi può avere, perché c'è chi ama la lingua originale, ne parlavamo prima un po', diciamo, dietro le quinte, chi ama la lingua originale oggi la può guardare, la può utilizzare tranquillamente, perché su Sky, su Netflix, su qualsiasi supporto hai la possibilità di tirar fuori solo la traccia originale. Chi vuole il doppiato se lo può vedere anche col sottotitolo, quindi ha la possibilità di fare qualunque cosa. La polemica oggi sul doppiato sì, doppiaggio sì, doppiaggio no, secondo me è un po' anacronistica, perché poteva avere un senso qualche anno fa, quando non avevi questa libertà. È una polemica sterile. Un'ultima domanda: la differenza tra il doppiaggio di un film con gli attori reali e un film invece d'animazione, qual è la differenza più grande? E qual è più divertente anche poi da doppiare? Dipende molto dal tipo di cartone, dipende molto dal tipo di film, perché ci sono dei cartoni dove ti viene chiesto di non andare troppo sopra le righe e quindi di rimanere in alcuni cioè di portare avanti una recitazione abbastanza naturale, e ci sono dei film invece in cui ti si chiede di spingere tanto sulle caratterizzazioni, per cui tu hai modo di tirar fuori, dipende sempre ma in linea di massima, diciamo, il cartone animato è quello che ti permette di spingere
di andare a cercare delle cose diverse, strane, che ti divertono e ti allietano la giornata. Grazie mille. Grazie a voi. Radio Bocconi, play it loud!